Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio un video sulla mia hair care routine autunnale-invernale. Questo video è stato richiesto da una di voi e io sono felicissima di poterla accontentare, anche perché avevo già in mente di fare questo tipo di video perché l'ultimo video era sulla hair care estiva. Ovviamente i prodotti sono cambiati e l'attenzione per i miei capelli anche quelli sono cambiati, perché giustamente con il cambio stagionale e con le temperature un po' così ci vogliono delle cure particolari. In questo video vi mostrerò un sacco di prodotti che utilizzo, ma non vi spaventate anche se vi sembra una cosa difficile, ma io ci metto veramente pochissimo tempo e sono dei procedimenti molto veloci. Allora, per le nuove iscritte, ma anche per le mie veterane, ricordo che io ho i capelli con la cute normale, normalissima, e con le lunghezze che tendono a seccarsi, perché sono lunghi e come tutte le persone che hanno i capelli lunghi sanno che la cheratina non arriva fino alla fine della punta del capello e quindi le lunghezze tendono sempre a seccarsi. Come sempre c'è la mia aiutante, perché qua in giro c'è una cimice, sono tutte e due qua in appostamento. E niente, quindi ho le lunghezze che tendono a seccarsi. Recentemente ho tagliato i capelli, ma non ho fatto un taglio assolutamente drastico, anche se pensavo che, cioè che mi avrebbero fatto un taglio bello grande, perché io pensavo di avere le punte irrecuperabili. Invece, andando dalla parrucchiera, dai Margot, ma perché? Non ci posso fare niente. Invece, andando dalla parrucchiera, ho scoperto che avevo leggermente alcune punte svuotate, quelle più basse, quindi lì non arrivava proprio nulla, nessuna idratazione, non arrivava la cheratina, niente, erano praticamente vuote. Quindi me le ha tagliate solo quelle, ma la lunghezza comunque è rimasta la stessa. Scusate, ma ho la mia gatta che... Dai, Margot, ma perché tutte le volte... Ah sì, e le lunghezze sono rimaste comunque queste. Questo è il mio colore naturale dei capelli. Ho solo un capello bianco per adesso, eccolo un altro. Però non li voglio tingere. In passato li ho tinte, poi ho dato un taglio netto, infatti mi sono fatta ricrescere il mio colore naturalissimo. I riflessi biondi che vedete adesso sono i miei riflessi naturali che al sole si schiariscono, quindi è un castano tipo nocciola. Benissimo, ora vi dico, allora io lavo i capelli due volte alla settimana, una mercoledì e una volta sabato. Di sabato faccio sempre l'impacco pre-shampoo perché avendo le lunghezze secche ho bisogno di curarle di più. Quindi vi mostro adesso i prodotti dell'impacco pre-shampoo perché ne ho più prodotti per quella routine. Allora, per prima cosa mi spruzzo su tutti i capelli questa acqua termale che ha già per sé è un problema, un potere idratante, quindi riequilibrante. Io mi inumidisco tutti i capelli con l'acqua termale. Vi dico, io sto utilizzando questo boccettone da 3 mesi, lo utilizzo per tutte le cose possibili e immaginabili ed è ancora qua. Quindi compratevelo perché è super utilissima. Potete inumidire ovviamente i capelli con l'acqua normale, ma io preferisco l'acqua termale perché avendo già i capelli secchi, le lunghezze secche, vado già con un qualcosa di idratante. Poi, sulla cute, perché io faccio l'impacco pre-shampoo particolare, sulla cute metto sempre, sulla cute umida, questa maschera di Volga Cosmetics Hair Butter. Vi lascio linkato la review dettagliata. Questa maschera è molto particolare, è stata creata appositamente per applicarla sul cuoio capelluto. Agisce da sola, poi ovviamente va sciacquata. Perché la utilizzo? Perché
è un tripudio di frutta e verdura arancione, quindi il caco, la zucca, carota, vitamina C. All'interno contiene anche la cheratina idrollizzata, insomma, è una super maschera. Costicchia sui 17 euro, ma vi durerà una vita. Infatti, io la utilizzo così. Applico questa maschera sulla cute, massaggio bene e lascio agire perché funge anche da un'anticaduta naturale. Quindi sulla cute applico solo questo prodotto. Sulle lunghezze invece faccio una miscela di oli. Utilizzo attualmente l'olio di macadamia che mi dà un potere, che ha un alto potere nutriente e lucidante. Olio di jojoba della linea riparazione di Rocher, anche questo è un forte, ha un forte potere riparatore. Poi utilizzo l'olio di pino, questo qua di Organic Shop, è un olio puro, quindi alla sua pompetta ne bastano tipo 10 gocce perché è davvero concentrato. Questo funge da ristrutturante e fortificante dei capelli. E poi per miscelare tutto ciò utilizzo una sostanza cremosa che può essere un balsamo o in questo caso io miscelo insieme a questa maschera notte riparatrice con olio di jojoba di Rocher. La utilizzo perché come maschera per i capelli notturna non mi soddisfa. Quindi, che poi più in là ve ne parlerò in una B-Pills di questa maschera, quindi io la utilizzo semplicemente come una sostanza cremosa nel mio impacco pre-shampoo e devo dire che in questa veste dà veramente il meglio di sé questo prodotto. Quindi miscelo tutti questi quattro prodotti. Li applico sulle lunghezze, quindi non sulla cute assolutamente, perché avendo la cute normale, non ho bisogno di andarla a nutrirla, di andarla a idratarla né niente, perché andrei solo a peggiorare. Quindi applico tutto questo composto su tutte le mie lunghezze dei capelli, faccio un turbante e lascio agire per circa 2-3 orette. Di solito faccio 3 ore perché lo faccio al mattino, poi vado a fare le mie cose, pulizie, stirare, eccetera, eccetera. Di sabato ho tempo, quindi l'impacco pre-shampoo è ottimo per me nella giornata di sabato. Quindi li lascio agire per 3 belle orette e amen. Poi vado a sciacquare i capelli con questo prodotto. Faccio un bel due shampoo con lo shampoo della Saponaria, la salvia e limone. Vi linko sempre la review dettagliata. Dai. Questo prodotto è estremamente. Porca vacca, la mia gatta. Oggi è terribile, scusate se vi ho fatto ballare. Questo prodotto è estremamente purificante, adatto per chi ha i capelli super grassi, quindi va a sgrassare tanto, ma non va comunque nello stesso tempo a aggredire la cute. Io faccio due shampoo con questo prodotto puro e mi toglie tutti i residui della maschera perché comunque va sciacquata molto bene, se no va ad appesantire i capelli e poi va ovviamente a togliere tutto l'unto dai capelli. Due corposi lavate con questo shampoo e i miei capelli sono super super puliti e vi dico mi fa durare i capelli puliti per ben 3-4 giorni, proprio in emergenza 4 giorni. Ha una profumazione erbosa che sa proprio di salvia, ma secondo me per i capelli grassi è ottima. Visto che ho fatto un impacco nutriente, vado ad utilizzare un balsamo idratante per bilanciare il trattamento in sé. Scusate, sto ancora digerendo il pranzo. Per bilanciare tutto ciò utilizzo il balsamo per i capelli biologico della Omia Laboratoire all'aloe vera anticrespo. Questo è un prodotto che sui miei capelli va a idratarli veramente tantissimo, anche se è solo un balsamo. Va a districare i capelli in maniera, diciamo, normale, non è il balsamo più districante del mondo, ma a me va bene lo stesso. L'importante è che mi va comunque ad ammorbidire i capelli, me li va molto ad idratare. Su alcune persone
non ce la possiamo fare. Su alcune persone magari non potrebbe idratare, ma sui miei capelli questo balsamo va veramente ad idratare i miei capelli. Mi piace tantissimo, quindi oltre che andare a districare e disciplinare i capelli, li vado anche ad idratare e dare un po' di idratazione, perché dopo il pre-shampoo molto nutriente, poi dopo la bomba sgrassante, ci vuole qualcosa che lo bilanci. E tra l'altro mi lascia i capelli molto molto lucenti. Dopo aver sciacquato il balsamo, vado ad applicare una maschera idratante, sempre per lo stesso motivo di prima, visto che l'impacco pre-shampoo è bello strong, nutriente e riparatore. Ci vado con la maschera idratante ristrutturante, che è questa maschera, di Mater Natura, al girasole. Ormai sono al termine. Questa maschera ne basta veramente un goccino, perché già i capelli sono di per sé idratati e nutriti, ma vado comunque sempre a chiudere il trattamento con una maschera, non ci posso rinunciare. La vado ad utilizzare, ne applico pochissimo, la tengo in posa 15 minuti se non 20, quindi anche lì giro con il turbante per casa, ma solitamente mi piace lasciare che il prodotto agisca, soprattutto le maschere. Ha un altissimo potere ristrutturante, un potentissimo potere idratante, va a richiudere tutte le squame dei capelli, li va a definire e voluminizza anche i capelli. E vi dico io che ho i capelli lunghi, che il volume è difficile vederlo perché comunque il peso tira giù. Vi dico che li rende comunque voluminosi e come sempre vi lascerò linkato da qualche parte qua la review di questo prodotto. Ottima. Quindi questa è stata la mia routine con l'impacco pre-shampoo di sabato. Passiamo invece alla routine di mercoledì, quando li lavo i capelli mercoledì. Allora, mercoledì, quando arrivo al lavaggio di mercoledì, utilizzo questo shampoo nutritivo all'avena del Yves Rocher. Questo shampoo è molto blando, la profumazione è pazzesca, è molto blando ma nello stesso tempo è molto buono. Ah sì, non ve l'ho detto, praticamente quasi tutti i prodotti che utilizzo hanno sempre un buon inch o sono bio, perché io sui capelli sono intransigente. Questo prodotto è senza parabeni, petrolati, silicone eccetera eccetera, comunque uno shampoo di Yves Rocher, come tutti i shampoo sono buonissimi. Io utilizzo sempre uno shampoo nutriente perché i miei capelli con i sbalzi di temperatura tendono a perdere proprio questo, il nutrimento, anche l'idratazione, ma di più il nutrimento, perché diventano proprio disquamati. Questo è uno shampoo buonissimo, lo utilizzo puro, ne basta veramente poco. Vi giuro, io faccio con questo shampoo solo un lavaggio perché i miei capelli non sono sporchissimi quando arrivo a mercoledì, mai. Non è che ho i capelli di mercoledì che vado a condire l'insalata, no, assolutamente. Sì, visibilmente sono un po' sporchi da lavare, ma non sono quel sporco da sgrassare perché avendo la cute normale non ho questi problemi. Quindi faccio un solo shampoo con questo prodotto. Basta poco, fa una bella schiuma, ammorbidisce tantissimo i capelli, quindi volendo potete anche non utilizzare il balsamo dopo. Li districa, quindi non è uno di quei shampoo che annoda tantissimo i capelli, anzi su di me proprio zero. Li districa perfettamente ed è buonissimo, lascia i capelli morbidi, voluminosi, puliti, perché con questo shampoo mi durano puliti i capelli per anche là 3-4 giorni buoni, non mi vado a appesantire assolutamente la cute, ottimo. Quindi faccio questo e poi come balsamo utilizzo un balsamo super nutriente con il quale mi ci sto trovando da Dio, e questo qua della L'Oreal Linea Botanicals Fresh Care, infusione di nutrimento al cardamomo. Questo qua è un balsamo super nutriente, io veramente non riponevo tantissime speranze in questo prodotto perché, oltre che, non lo so, non mi ispirava proprio quando è uscita. Poi comunque non è super low cost, costa sui 6-7 euro, non in offerta. Ma poi
Ne ho sentito una ragazza che seguo che si è trovata tantissimo bene con la linea anticaduta rinforzante di questa linea, appunto. Allora io ho detto, io ho i capelli secchi, perché non provare questo nutriente? Ed è fantastico. La profumazione è particolare, comunque una profumazione cosmetica, quindi può piacere a chiunque, però quando lo tengo in posa per 2-3 minuti sotto la doccia sento la profumazione di qualcosa di balsamico. Anche qui vi lascio il link del prodotto, è buonissimo, ne basta veramente pochissimo sui capelli perché la consistenza è molto densa, vedete, è come una maschera, ma è un balsamo, ne basta poco. Va a nutrire tantissimo i capelli, non li va assolutamente a appesantire dopo il risciacquo, si sciacqua super facilmente e va a districare anche i capelli, che è una meraviglia. Sui miei lunghi, che si annodano comunque con lo shampoo, questo li va a districare in una maniera eccelsa sui miei capelli, ragazzi. Quindi utilizzo sempre il balsamo nutriente, che mi ci sto trovando da Dio, ve lo consiglio, perché veramente lascia i capelli super super disciplinati e nutriti, cioè voi lo vedete proprio l'azione nutriente di questo balsamo. Non me lo aspettavo, perché vi ricordo che il balsamo non deve svolgere tutte queste azioni, però questo ha qualcosa in più, anzi mi è piaciuto più questo che quello dell'Alchemilla alla lavanda. E poi procedo con la maschera. In questo caso utilizzo sempre la maschera di Mater Natura Impacco Capelli Rivitalizzante alla Passiflora. Questa è una maschera super rivitalizzante e molto nutriente, quindi va a nutrire molto i capelli, li va a ristrutturare, perché all'interno contiene la cheratina idrolizzata, li va a lucidare tantissimo e li va anche questa a definire. Quindi è una maschera che lavora a 360 gradi, come questa al girasole e come questa. Sono tre maschere che non costano poco, ma sono un investimento pazzesco, perché ogni maschera sembra che capisca l'esigenza del vostro capello e va a lavorare ottima, ne basta poco. Tengo in posa 15 minuti, la sciacquo, che si sciacqua facilmente, il capello rimane bello morbido. Bene, con lo shampoo, la detersione, i trattamenti abbiamo finito. Poi utilizzo anche dei prodotti complementari. Allora, sono un bel po', spero di non incartarmi, perché mi sa proprio che mi incarterò. Allora, dopo l'impacco pre-shampoo, sì, dopo l'impacco pre-shampoo, quindi di sabato, quando ho finito di lavarmi tutti i capelli, cioè tutti i capelli, quando ho finito di farmi tutti i trattamenti, prima dell'asciugatura utilizzo due prodotti che alterno, anzi tre prodotti, ah vabbè, partiamo da questi due, utilizzo due prodotti che alterno, un sabato questo e l'altro sabato l'altro. Allora, utilizzo il siero fortificante di Yves Rocher con il lupino bianco, siero eccezionale, questo è il suo pack esterno, è un siero che chi mi segue sa che io lo utilizzo ciclicamente, perché è un siero che fortifica tantissimo i capelli, non lo utilizzo tutti i mesi, ma due mesi sì, uno no, cioè lo faccio girare. Ne basta veramente poco, ha una texture molto molto leggera, la applico su tutte le lunghezze e devo dire che il capello lo assorbe benissimo, non appesantisce i capelli, non appiccica né nulla, ma comunque va a fortificare tantissimo i capelli. Io sui miei capelli vedo questo risultato, quindi utilizzo questo, oppure utilizzo questo che è una new entry, il siero anti rottura sempre di Yves Rocher. Questo prodotto è con olio di jojoba, sempre senza siliconi, parabeni, eccetera. È un siero molto molto fluido, che anche questo lo vado ad applicare su tutta la lunghezza dei miei capelli, si assorbe velocemente perché ne basta pochissimo, anche questo non appesantisce i capelli ed è anche questo, ha un potere rinforzante proprio della fibra del capello. Infatti sento i capelli molto più forti, perché si spezzano molto meno quando pettino i capelli, oppure quando, perché io lavoro, tengo sempre la coda per questioni di igiene anche,
E quindi quando tolgo l'elastico, che comunque all'interno contiene il ferretto, tende a strappare i capelli di solito. Con questo si ne strappa, ma molti meno, perché il capello diventa molto resistente con questi due prodotti. Questo lo metto sempre di sabato e li faccio girare. Invece mercoledì, dopo il lavaggio della maschera e tutto, applico questo prodotto, il balsamo senza risciacquo di Oppio Officina Toscana. Ne applico pochissimo perché è un balsamo che anche questo lavora a 360 gradi. È un anticrespo, all'interno contiene alfa idrossidiacidi, l'olio di lino, la cheratina idrolizzata, quindi va a ristrutturare, rinforzare i capelli e va comunque, svolge comunque un'azione anti-age per quanto riguarda i capelli. Perché ragazzi, anche i capelli invecchiano e hanno bisogno delle cure particolarissime. Se voi vedete i miei capelli così, so che a tantissimi piace perché veramente dietro ci sto tanto e potete, come avete potuto vedere, utilizzo mille cose. Però vi assicuro che con questa routine non si appesantiscono i capelli, almeno i miei, non si sporcano, sono belli nutriti, idratati, sono favolosi, che arrivo tra un lavaggio all'altro arrivo comunque con i capelli visibilmente belli. Salvo quelle volte lì che magari fuori c'è la nebbia, quindi l'umidità li appesantisce un po', ma se no sono super. Quindi questo prodotto lo utilizzo sempre di mercoledì dopo il lavaggio della maschera. Ha un profumo spettacolare, ha una texture molto leggera, come potete vedere, leggerissima, che io scaldo tra le mani e poi vado ad applicare sui capelli umidi, perché sui capelli asciutti mi va invece a sporcare i capelli. Super anticrespo, idrata, protegge e rinforza i capelli, che è una meraviglia. E quindi questi sono stati i prodotti che chiudono il mio trattamento per i capelli, ma non è finita qui. Vi devo mostrare gli ultimi due prodotti. Questo video sarà lunghissimo, spero che mi riusciate a star dietro, se no aiuto. Allora, prima dell'asciugatura, quindi dopo che i sieri si sono assorbiti bene, dopo che magari il balsamo di Bioficina Toscana si è assorbito bene, utilizzo sempre l'olio protettivo lucidante di Bioficina Toscana. Questo olio lo utilizzo prima di tutto perché vado ad utilizzare il phon, quindi è una fonte di calore e i miei capelli, essendo lunghi, fini e tanti, hanno bisogno di una super protezione. Quindi ne spruzzo solo, cioè faccio solo una pusciata, scaldo tra le mani, la passo sulle lunghezze e soprattutto vado a massaggiare molto bene sulle punte. Poi vado testa in giù e passo leggermente, in modo molto leggero, come carezza anche qua sopra, ma non tocco la cute, se no l'olio va a ingrassarmi i capelli, come tutti gli oli. Quindi applico questo, lo massaggio soprattutto molto bene sulle punte dove sono più delicate e poi vado ad asciugare i capelli. Devo dire che è fantastico perché non mi fa venire le doppie punte, anche se sono andata dal parrucchiere, ho tagliato solo le punte svuotate, ma non avevo doppie punte, questa è una rarità. E continuando ad utilizzare questo prodotto non ho assolutamente sviluppato nessuna doppia punta, nessuna secchezza e i miei capelli sono luminosissimi, perché ovviamente va a lucidarli. Sui capelli secchi non lo applico perché anche lì mi va a appesantire i capelli, anche se è un prodotto adatto. Dopo l'asciugatura, dopo il tram tram, dopo faccio l'ultima asciugatura col getto freddo per richiudere le squame, vado a chiudere e definire molto bene le punte con questo prodotto, che è di Organic Kitchen, quindi non è reperibile in Italia per adesso, di Organic Shop, che contiene il burro di karité, l'olio di argan e il fresco avocado, qua c'è scritto, ci vuole veramente poco perché vedete è solido, però ne prendi un pochissimo, si prende poco, si va anche questo a scaldare. Con il contatto del calore diventa leggermente un ticcio, ma non è quell'unto che non puoi assolutamente applicarlo sui capelli, e vado a definire proprio le punte. Vado a definirli, massaggiarli, perché grazie al burro di karité mi funge anche da protezione quando funge da protezione proprio per gli agenti esterni, smog, fonti di calore, tutto ciò.
va a proteggere benissimo i miei capelli. Ne applico pochissimo, vado a definire i capelli dopo l'asciugatura e io sono finalmente a posto. Vi dico solo che ogni volta che mi lavo i capelli, soprattutto di sabato, ci metto una vita. E niente ragazzi, questo video è terminato. Spero che siete riusciti a starmi dietro e capire le motivazioni perché utilizzo un prodotto piuttosto che altro. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. E noi ci sentiamo giù nei commenti. Io vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!